Presentiamo il caso clinico di Martina, che è una bambina prematura di alto grado, di quasi 5 anni, che ha sviluppato una paralisi cerebrale infantile bilaterale di tipo ataccismo con aspetti discinetici e un grave ritardo dello sviluppo. Parleremo del lavoro riabilitativo integrato che ha voluto lavorare in modo integrato su più funzioni dello sviluppo e che ha cercato di rendere trasmissibili alcuni aspetti dell'intervento alla famiglia e alla comunità educativa. Abbiamo poi cercato di valutare il raggiungimento di alcuni obiettivi importanti dello sviluppo attraverso la rivalutazione, la misurazione di alcuni test, la rivalutazione attraverso alcune scale di sviluppo, ma soprattutto abbiamo cercato di proporre una valutazione ICF orientata che mettesse in evidenza il miglioramento della capacità di Martina di essere coinvolta, di essere partecipe ai momenti della sua vita.